A Brescia musei aperti per tutte le festività pasquali, con orario esteso, scampagnata di Pasquetta al fresco. Non ce l'ha fatta Erika Vezzola, la 47enne coinvolta in un violentissimo incidente domenica, è morta dopo 5 giorni in rianimazione. Tanti quattro zampa in cerca di casa, siamo andati all'Attar di Brescia per conoscere la realtà che opera dal 1990. Feralpi a caccia della Serie B, una vittoria contro la Triestina consegnerebbe ai Leoni del Garda la storica promozione. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide. La fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da oltre 125 anni, vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Buonasera dal telegiornale e naturalmente buon sabato, vigilia di Pasqua. Partiamo dallo sport perché proprio pochi istanti fa la Feralpi ha segnato, come avete sentito nei titoli del nostro giornale, i Leoni del Garda sono a caccia della Serie B, attualmente stanno vincendo 1-0, significherebbe che in questo momento sono in Serie B. Al Lino Turina c'è per noi Fabio Petenò di Brescia Sport. Fabio, buonasera, allora raccontaci. Sì, buonasera Paolo, buonasera a tutti i telespettatori di Elive Brescia, che sta soffrendo calcisticamente, ma Feralpi solo che sta sognando, perché qui a Lino Turina al 26esimo minuto è passato in vantaggio la formazione guidata da Stefano Vecchi, tiro di Butic, attaccante con la maglia numero 9, conclusione per la verità non senza velità, un tiro abbastanza centrale, papera clamorosa di Mastro Antonio, portiere della Triestina, e gol che ha fatto scattare in piedi 1400 tifosi presenti qui allo stadio Gardesano. Attacca ancora la formazione di casa, che cerca adesso di chiudere la pratica. In questo momento, come dicevate giustamente, lo studio sarebbe in Serie B, complice anche la sconfitta che è arrivata alle 14:30 della prima vera antagonista, vale a dire la Pro Sesto, che ha perso 1-0 sul campo del Piacenza. Dunque in questo momento, a esattamente pochissimi minuti, a un quarto d'ora circa dalla fine della partita, la Feralpi Salò sogna in grande, perché la Serie B è sempre più vicina. Grazie Fabio, a più tardi allora nella nostra pagina sportiva. Partiamo dal meteo con il nostro telegiornale, perché sarà una Pasquetta fresca all'insegna della variabilità, ma sentiamo Trebi Meteo con tutti i consigli. Sarà un weekend non con l'alta pressione, ma con un minimo di bassa pressione in quota alimentato d'aria fredda. Nel dettaglio quindi, ecco la previsione per sabato. Piogge temporali, specie mattinata sulle regioni centrali, poi verso sera anche al sud. Fenomeni a tratti a sfondo temporalesco sul versante tirrenico. Al nord, ampie aperture del cielo in mattinata, poi piovaschi domani pomeriggio e domani sera sulle Venezie. Per quanto riguarda poi la giornata invece di Pasqua, minimo di bassa pressione con ancora tanta variabilità. La possibilità di fenomeni sulle Alpi di nord-est e centro-sud, soprattutto medio-basso Adriatico e regioni meridionali, con la neve in Appennino fin verso i 1000-1300 metri di quota. Al nord-ovest invece tempo soleggiato. Le temperature, dicevamo, invernali su alcune zone, difatti non solo le minime saranno basse, ma anche le massime contenute sulle regioni adriatiche a fatica toccheremo i 14-15 gradi. Invece temperature in lieve aumento all'estremo nord-ovest. Diamo lo sguardo alla nuova settimana, nel corso di Pasquetta bel tempo al centro nord e Sardegna, ancora un po' di variabilità all'estremo sud, poi arriva l'anticiclone da martedì per una momentanea pausa e soprattutto temperature in ripresa. Ulteriori dettagli, approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando gli articoli sul nostro sito web. Per chi rimane in città, soprattutto in queste due giornate di festa, Pasqua e Pasquetta, fino a tutto il weekend in città, appunto, i musei rimarranno aperti. Aperto per Pasqua, anzi anche di più. Per i giorni delle festività pasquali, i musei civici di Brescia non solo saranno aperti, ma saranno visitabili con un orario ampliato fino alle 19. Da sabato 8 a lunedì 10 aprile, giorno solitamente di chiusura museale, sarà possibile visitare dalle 10 e fino al momento della chiusura delle biglietterie, con ultimo ingresso alle 18:15, il Museo di Santa Giulia con la rinnovata sezione multimediale dedicata a Brixia e le mostre allestite negli spazi espositivi del complesso museale. Da Miseria e Nobiltà
città Giacomo Ceruti nell'Europa del Settecento a luce della montagna. Anche il parco archeologico di Brixia Romana non farà eccezione, così come la Pinacoteca Tosio Martinengo e il castello. Nel Falcone saranno quindi aperti e visitabili anche i due musei civici, quello delle armi e quello del Risorgimento. Nel Grande Miglio c'è inoltre la mostra appena inaugurata I Nodi dei Giardini del Paradiso, con una preziosa selezione di 35 tappeti dell'area del Turkestan della collezione Zaleschi. Il weekend pasquale sarà l'occasione per partecipare anche a speciali visite guidate alla scoperta del patrimonio museale cittadino e delle mostre allestite. Sabato, ad esempio, alle 11 sarà la volta dei musei. Giova ricordare che, come ampiamente annunciato, i cittadini residenti in città possono accedere gratuitamente agli spazi espositivi permanenti dei musei della città. E adesso voltiamo pagina con la cronaca. Saranno celebrati lunedì i funerali di Erika Bezzola, la 47enne che purtroppo dopo 5 giorni di lotta nel reparto di rianimazione non ce l'ha fatta. 5 giorni in sala di rianimazione, da domenica pomeriggio, da quel violentissimo scontro frontale sulla statale 45 bis a Mazzano. Al volante della sua Y, Erika Bezzola, 47 anni, si è scontrata frontalmente con una Opel che sopraggiungeva in direzione opposta. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Ricoverata agli ospedali civili di Brescia, per 5 giorni ha lottato in terapia intensiva, ma le ferite riportate erano troppo profonde. Venerdì pomeriggio il decesso. Erika era molto conosciuta a Moniga. I due occupanti della Opel se la sono invece cavata con lievi ferite e uno stato di shock. La polizia stradale, intervenuta per i rilievi, dovrà ora ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sono stati salvati invece a mezzanotte dai vigili del fuoco di Brescia e dal soccorso alpino e speleologico i due escursionisti che si sono trovati in difficoltà. Sono stati tratti in salvo la scorsa notte dopo un intervento complesso i due escursionisti che si erano trovati in difficoltà sul Monte Gaino. I due sono stati raggiunti da una squadra congiunta di specialisti SAF dei Vigili del Fuoco di Brescia e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sulla via est del Monte Gaino alle 23:45, a pochi metri dalla cima del monte dopo aver arrampicato la cresta. I due erano in buono stato di salute e sono stati calati uno alla volta fino alla base della montagna. Un intervento che si è concluso positivamente intorno alle 2 di notte. Siamo alla politica, in piena campagna elettorale per le amministrative del 14 e 15 maggio a Brescia, per la scelta del sindaco. Non mancano le polemiche, anzi in questi giorni e nei giorni a venire saranno sempre più accese. Quella di queste ore è stata innescata dal consigliere di Fratelli d'Italia, Giampaolo Natali, nei confronti della giunta. Ancora una volta il tema è quello della sicurezza ed è il commento agli sgomberi di questi giorni messi in atto dalla polizia locale. Potremmo dire la potenza delle elezioni. In una settimana la polizia locale, che opera su indicazioni della giunta in loggia, ha effettuato 2 sgomberi, mentre la vice sindaca facente funzione di sindaco, Laura Castelletti, ha firmato un'ordinanza di demolizione dei 2 stabili privati in via Elba. Sono parole di Giampaolo Natali, attuale presidente della commissione bilancio in loggia e candidato alle prossime elezioni per Fratelli d'Italia, alla luce dei recenti interventi della polizia locale. Allora si può, sottolinea Natali, quello che noi di Fratelli d'Italia abbiamo chiesto per anni al sindaco Del Bono si poteva fare e quanto sta accadendo in questi giorni ne è la prova provata. Da anni denunciamo e chiediamo controlli serrati, interventi non spot ma costanti nelle aree dismesse, abbandonate, specie di proprietà di privati che non le mettono in sicurezza o le abbattono. Ora, prosegue Natali, a un mese dalle elezioni la giunta emana un'ordinanza urgente di demolizione, intimando alla proprietà di procedere in tal senso o sarà l'amministrazione a farlo. Certo, a questo provvedimento non si arriva in poche settimane o pochi mesi, c'è un iter e lo capisco, ma bastava avviarlo 10 anni fa, 8 anni fa, 5 anni fa e queste aree degradate oggi non ci sarebbero più. La giunta Del Bono si smentisce da sola, dimostra oggi di non aver fatto quello che noi di centrodestra dicevamo si sarebbe potuto e dovuto fare anni fa. È l'ennesima palese dimostrazione, continua l'esponente di Fratelli d'Italia, che per questa amministrazione di centrosinistra la sicurezza non è mai stata una priorità. È la dimostrazione che davvero pensano che tutto vada bene, che Brescia sia sicurissima, ma allora perché sgomberare le aree dismesse e degradate da anni a pochi giorni dalle elezioni? Si chiede Natali. Non sono proposte lunari le nostre, conclude Natali, sono proposte serie, concrete, realizzabili, sostenibili da un punto di vista economico che possono cambiare la vita dei bresciani. Voltiamo pagina, vediamo un decreto del governo che contiene una serie di norme, tra cui quelle che rendono più dure le pene nei confronti di chi opera violenza ai sanitari in ospedale.
È positivo il giudizio del presidente della FNOMCEO, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, sul cosiddetto decreto bollette, approvato nell'ultima riunione del Consiglio dei Ministri, che contiene anche una serie di misure che riguardano la sanità. Tra queste, anche quelle per il personale del pronto soccorso, con un incremento fino a 100 euro lordi della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza, a partire dal 1 giugno 2023. Importanti novità anche per quanto riguarda le misure di contrasto alla violenza contro medici e personale sanitario, con un significativo aggravio delle pene per gli aggressori, come sottolinea il presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli. Il governo ha varato un pacchetto di misure nel DL Bollette, tra cui quelle sulla violenza nei confronti degli operatori sanitari. Siamo molto soddisfatti di questa proposta che viene dal governo e che prevede oggi la procedibilità d'ufficio anche per atti di violenza che sono anche più lievi, ma che rappresentano comunque una violenza nei confronti degli operatori. Ecco, in questi casi oggi sarà possibile addirittura che il giudice possa comminare una pena tra i 4 e i 10 anni di carcere, perché queste lesioni vengono considerate comunque gravi perché effettuate nei confronti degli operatori sanitari. Si completa così, ecco, diciamo, l'interpretazione, ma anche quel disegno contro la violenza, il disegno normativo contro la violenza che era iniziato con la legge 113 del 2020 e che oggi trova completamento con queste norme. Cambiamo completamente argomento, ci sono tanti cani, gatti, amici a quattro zampe in cerca di casa. Siamo andati all'ATAR, Associazione a Tutela Animali Randagi, che opera a Brescia dal 1990. ATAR, Associazione Tutela Animali Randagi, è un'associazione che si occupa di tutti quei cani e gatti che vengono da abbandoni o maltrattamenti sul territorio bresciano. ATAR esiste dal 1990, inizialmente è stata fondata da Riccaranda e da Bertuetti per salvare i cani che venivano trovati sul territorio bresciano e dopo i classici 3 giorni al canile sanitario venivano soppressi, e così è nata questa associazione. Dopodiché nel 91 fortunatamente questa legge è stata abolita e da lì si è iniziato ad affidare ai vari rifugi sul territorio, appunto, i cani ritrovati per strada e quindi presenti al canile sanitario. Quanti cani avete? Noi abbiamo circa una 50ina di cani e una 30ina di gatti. Tutti trovatelli? Sì, sono tutti trovatelli e tutti ceduti, maltrattati o che comunque arrivano da situazioni di malgoverno o dove il semplice privato non era in grado di gestirli in casa. Difficile affidarli? Non è difficile affidarli, è difficile, diciamo, un compito un po' più arduo, trovare la famiglia giusta per ogni animale. Quanti anni hanno gli animali che sono i cani e i gatti che sono ospiti da voi in questo periodo? Allora, in questo periodo abbiamo moltissimi cani adulti giovani sui 4-5 anni. Gatti? Gatti, abbiamo molti gatti anziani dai 10 anni in su. E per i gatti giovani sono di più facile adozione, mentre quelli già adulti è molto più difficile. Vale anche per i cani? Vale anche per i cani, sì, però in minore, diciamo, in numero minore. E parlando di cani e gatti, sapevate che c'è un test per sapere se il vostro cane in particolare è felice? Un test per scoprire se il tuo cane è davvero felice. Da oggi è possibile, per mezzo di un semplicissimo test, scoprire se il nostro amico a quattro zampe è felice. Tornare a casa ed essere letteralmente sommersi dalle attenzioni del proprio cane è una sensazione bellissima. E se a differenza delle persone i cani non esternano le proprie emozioni attraverso l'uso della parola, ecco il valido aiuto della comunicazione non verbale che può aiutarci a decodificare il nostro peloso.
allegro, spaventato o triste? Rispondendo con un semplice sì o no a queste domande è possibile scoprirlo. La sua postura è rilassata con la coda alta ed un movimento sinuoso quando ti vede? Si mostra volenteroso ad un tuo comando? È tranquillo quando esci di casa? Si relaziona bene con i suoi simili o con le altre persone? Cammina al tuo fianco durante le passeggiate? La maggioranza di sì conferma l'intesa perfetta tra te ed il tuo cane. Diversamente, sarà meglio considerare qualche cambiamento nel vostro rapporto. Brevissima pausa e poi c'è lo sport e torneremo a collegarci con il Lino Turina innanzitutto per Feralpi che potrebbe essere promossa in Serie A proprio oggi, a tra poco. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione eLive Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Tante gocce fanno un mare, tante piccole somme mensili possono costruirti un futuro sereno. Siamo RigSave Capital. Tu decidi quanto investire, come e dove lo decidiamo insieme. Vieni a trovarci, siamo a Brescia in corso Zanardelli 38. RigSave Capital. Investire consapevolmente. Buona serata agli amici sportivi, subito torniamo a Lino Turina di Salò per sentire come sta andando tra Feralpi, Salò e Triestina. Fabio. Sì Paolo, mancano esattamente 2 minuti al 90esimo, la Feralpi Salò è sempre in vantaggio per 1-0, intanto gli applausi che sentite sono per Luca Siligardi che pochissimi istanti fa ha colto una clamorosa traversa, Feralpi Salò che sta legittimando il vantaggio, lo ripetiamo, è arrivato al 23esimo minuto nel secondo tempo grazie ad una conclusione non sicuramente eccezionale di Butric, ma che ha trovato la complicità estrema dell'estremo difensore della Triestina che ha compiuto una papera colossale, ma quel che conta è il risultato, 1-0 per la Feralpi Salò. Mancano davvero pochissimi minuti in questo momento, la Feralpi, lo ricordiamo, è in Serie B. Perfetto, rimani con noi allora, noi andiamo a sentire invece, a vedere gli altri servizi relativi allo sport e poi torneremo a collegarci con il Lino Turina per il finale, per decretare effettivamente, speriamo, la promozione in Serie B della Feralpi. Parliamo del Brescia che invece torna in campo il giorno di Pasquetta, lunedì con Fabio Pettenò che avete sentito quest'oggi in trasferta a Salò con tutta la squadra diretta a stadio. Per il Brescia dice Gastaldello ormai tutte le partite sono da dentro o fuori, sentiamo. Dobbiamo sapere che sono partite quasi da dentro o fuori e dobbiamo giocarcene senza paura, senza, con la convinzione di volerle vincere, di voler competere per cercare di fare il risultato. Questo sicuramente, sappiamo che giochiamo contro squadre forti, che questo è un campionato molto, molto equilibrato, per cui nessuna partita è facile, però ripeto, io vedo nei ragazzi la volontà di raggiungere questo benedetto risultato, ecco, per cui speriamo che lui dice la partita giusta. Noi abbiamo esaminato la partita, abbiamo visto quello che abbiamo fatto di buono, perché c'è stato molto di buono, abbiamo visto anche il negativo della partita. E, come ho detto dopo, noi ad Ascoli abbiamo fatto una partita, a un certo punto io, ma anche penso tutta la squadra, aveva la convinzione di poterla vincere. Purtroppo degli episodi ci hanno fatta perdere. Dobbiamo affrontare la prossima con lo stesso spirito, cercando di andarci a prendere quello che abbiamo perso l'Ascoli. In bocca al lupo quindi al Brescia Pasquetta, in diretta anche qui su eLive con diretta stadio con Fabio Pettenò e tutta la squadra, anche nella giornata festiva. Stasera invece scende in campo, parliamo di pallacanestro, la Germani Brescia e anche per lei è una sfida difficile, una sfida salvezza con Verona. Sarà una partita sicuramente molto, molto delicata. È una partita molto importante, importante per entrambe le squadre, vista la classifica che abbiamo noi e la posizione che occupa Verona. Per noi
Vincere questa partita vorrebbe dire fare un ulteriore passo avanti, dare solidità e consistenza alle nostre ultime partite e soprattutto provare ad allontanarci ulteriormente dalla zona più delicata della classifica a 5 giornate dal termine. Inoltre la sconfitta che abbiamo subito a Verona di 3 punti ci darebbe la possibilità di provare a portare a casa la vittoria e nel caso 4 punti e nel caso provare a ribaltare la differenza canestri, che vorrebbe dire avere un ulteriore vantaggio. Sarà una partita dove loro proveranno a mettere il famoso granello di sabbia nei nostri ingranaggi. Da parte nostra giochiamo in casa, vogliamo fare un'altra partita solida davanti al nostro pubblico. Mi aspetto un palazzetto ancora una volta caldo, so quanto i tifosi bresciani tengano a questa partita contro Verona. Abbiamo comunque, anche se Kenny Gabriel sarà assente, 12 giocatori veri che possono scendere in campo. Questo per noi deve essere assolutamente un punto di forza, provare a distribuire le energie, provare appunto a imporre la nostra fisicità, il nostro gioco sia in attacco che in difesa, sapendo che sarà una partita sicuramente complicata, ma abbiamo gli strumenti, ma soprattutto la grande voglia di portare a casa 2 punti, perché questo in una visione un po' più ampia ci darebbe un briciolo di respiro e ci darebbe la possibilità dopo la partita di concentrarci su quello che poi sarà un altro match fondamentale, che è da lì in poi lo spareggio di Eurocup. Pochi secondi fa al Turina è finita la partita e quindi Feral Pisalò batte Triestina dei Serie B. Fabio Pettenò è allo stadio. Fabio, a te. Sì, lacrime di gioia Paolo, lacrime di gioia, perché la Feral Pisalò in Serie B. Oggi si scrive la storia del calcio bresciano con il presidente Pasini che sta esultando in questo momento sotto la tribuna. Davvero un momento incredibile, la squadra adesso è al centro del campo, perché in questo momento la Feral Pisalò è in Serie B. La partita è terminata con il gol di Butic che ha decretato il successo per 1-0 contro la Triestina. Piangono tutti allo stadio Lino Turina, è un momento davvero emozionante, un momento incredibile. Feral Pisalò in Serie B e dunque con 2 giornate d'anticipo, o meglio questa è la terza, la Feral Pisalò conquista in questo momento una promozione davvero storica. Grazie Fabio, allora a te buon lavoro e naturalmente nelle prossime ore e tutti i commenti anche sul nostro giornale online e su bresciasport.net con Fabio Pettenò. Noi ci fermiamo qui e vi porto sul nostro giornale online, come sempre è già, come potete vedere, aggiornato con la notizia di questi istanti. Feral Pisalò che batte Triestina ed è in Serie B ed è una giornata storica indubbiamente per i Leoni del Garda. Staremo a vedere se ci sarà il derby con il Brescia o se purtroppo invece ci sarà un avvicendamento, lo capiremo nelle prossime settimane. Sul nostro giornale online tutte le notizie continuano ad aggiornarsi in tempo reale. Come sempre potete seguire anche la diretta del nostro canale 181 181 del digitale terrestre nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondo. Sul vostro telefonino lo potete seguire, soprattutto nella giornata poi di Pasquetta, quando ci sarà diretta stadio dalle 14.30 con Fabio Pettenò, con tutta la squadra, per raccontarvi invece della partita del Brescia. Grazie per essere stati con noi, per aver scelto il nostro telegiornale. Da tutti noi di Elive i migliori auguri di una serena Pasqua 2023. Buona serata.